certo punto, mentre state procedendo nelle fogne, cade per terra una bomba soporifera che esplode e vi fa tutti addormentare. Eh no, io non caso svenuto. Perché? Perché sono un vampiro, non respiro. Ho detto che vi fa addormentare e quindi vi addormentate. Salve a tutti Rollers, bentornati qui a GDR Addicted. In questo tutorial, come ho anticipato nella pagina di Facebook, parleremo e vi darò dei consigli su come fare il narratore. Prima di cominciare volevo suggerirvi, come al solito, un sito dedicato a GDR, nello specifico un blog, GDR Blog. Un blog fatto da giocatori di ruolo appassionati che hanno come scopo quello di informarsi ed informare tutto il pubblico dei giocatori di ruolo sulle novità e sui nuovi giochi che dovrebbero uscire sia nel panorama mondiale che nel panorama italiano. Sono inoltre presenti le recensioni su questi giochi e anche dei consigli su come affrontare le varie cronache da giocatore o perché no anche da narratore. Per cui, come al solito, vi metto il link qui sotto nella descrizione, fateci un salto e leggete le cose veramente interessanti che postano. Ma cominciamo subito questo tutorial. Come faccio solitamente, il tutorial sarà diviso in punti, ossia dei suggerimenti che io darò questa volta ai narratori, a coloro che vogliono fare l'esperienza da master, per affrontare al meglio il gioco. Passiamo quindi al primo punto. So che molti di voi appena hanno letto il punto in questione hanno fatto questa cosa. Ma è bene che vi mettiate in testa che sì, c'è anche da studiare per i narratori, coloro che vogliono fare narratori. Che cosa c'è da studiare? Beh, è molto semplice, l'ambientazione e il regolamento del gioco di ruolo che si vuole proporre ai propri giocatori. Questo deve essere necessariamente fatto perché capite bene che un narratore che non ha esperienza già è in svantaggio rispetto a narratori che hanno già provato altri giochi di ruolo, ma fare la figura del poco acculturato per quanto riguarda il gioco in questione metterà in difficoltà non solo voi narratori, ma anche i giocatori che molto probabilmente si stufferanno di giocare dopo pochissime sessioni di gioco. Per cui è molto importante leggersi i manuali dei giochi di ruolo che si vogliono fare e leggerseli bene e impararsi bene l'ambientazione e perché no anche le meccaniche renderà il tutto molto più semplice sia da gestire che da affrontare. Come secondo punto ho messo la pianificazione. Perché è importante per un narratore la pianificazione? Beh, ovviamente scriversi e prepararsi una cronaca prima di giocarla fornisce un notevole supporto, non solo perché possiamo in qualsiasi momento andare a rivedere ciò che abbiamo scritto e ciò che volevamo intendere si sviluppasse dalla storia principale, ma serve anche per evitare di incappare in imprevisti o comunque di avere un supporto che possiamo anche successivamente modificare, che ci sia d'aiuto nel mantenere in mente per bene la strada principale della storia che vogliamo narrare. Per cui io ve lo consiglio personalmente perché lo faccio in tutte le mie cronache che sto narrando. Scriversi anche in maniera grezza uno schema della storia che si vuole far giocare ai propri giocatori è di notevole aiuto e aiuta certamente anche a facilitare la narrazione anche ai novizi.
Con improvvisazione intendo che il narratore deve essere capace di appunto dare corda alla sua immaginazione, ovviamente rimanendo coerente con l'ambientazione, con la cronaca che sta narrando, per affrontare quelle situazioni impreviste che non aveva pianificato precedentemente. In un gioco di ruolo questi accadimenti sono molto molto comuni, perché ovviamente è impossibile riuscire a prevedere qualsiasi mossa dei giocatori. Ed è quindi una capacità fondamentale del narratore riuscire a gestire queste situazioni che non hanno il minimo preavviso. Per cui avere subito la capacità di dare a un'azione il giusto effetto, oppure collegarla con un altro avvenimento in una maniera logica che segui comunque la cronaca, la storia che il narratore sta facendo giocare ai propri giocatori. Che cosa intendo con tridimensionalità? Con tridimensionalità intendo l'abilità di riuscire a collegare i vari effetti che ciascuna azione nel mondo che stiamo narrando avrà inesorabilmente nella storia che stiamo appunto raccontando. Questo implica il fatto che i giocatori dovranno presto rendersi conto che ogni loro minima decisione avrà un influsso totale e appunto tridimensionale, ossia che si collega un po' a tutti gli aspetti del mondo che il master sta narrando, e che quindi dovranno stare in guardia e dovranno pensare bene alle proprie azioni. Quindi, di riflesso, il narratore cosa dovrà fare per mantenere la tridimensionalità? Dovrà ragionare in maniera più aperta possibile. Un esempio: uno dei personaggi commette un omicidio. Beh, ovviamente, la prima cosa a cui si pensa è la polizia. La polizia arriverà sul posto, ma il narratore potrebbe pensare appunto in maniera tridimensionale e dire: ma aspettate, la vittima magari aveva una famiglia. La famiglia ingaggerà un avvocato molto probabilmente per sia la causa che si andrà incontro per l'omicidio, sia anche per tentare di scoprire la realtà. Per cui il personaggio non avrà solo a che fare con la polizia, che ovviamente tenterà di braccarlo in qualsiasi modo, ma dovrà anche vedersela poi con un avvocato. Oppure con un giornalista che sta lavorando al caso, oppure cambiando totalmente aspetto, sempre sull'omicidio, le prove che ha lasciato, quindi che ne so, una traccia di sangue, un'impronta digitale, oppure il fatto che lo hanno incastrato. Per cui il narratore deve avere la capacità di aprire la propria mente, aprirla in modo da rendere l'avvenimento, l'azione il più reale possibile, il più diffusa come effetto in maniera tangibile e globale. Questo vuol dire anche fare uno sforzo maggiore di una comune risoluzione di un'azione come può essere una battaglia. E implica quindi che il narratore debba fare uno sforzo quindi molto molto più intenso, ma vi assicuro che se piano piano sarete capaci di cominciare a ragionare in questo modo, vedrete che non solo i giocatori si divertiranno molto di più, ma anche voi stessi vi divertirete di più, perché arriverete a creare delle situazioni che saranno veramente epiche e memorabili. Bene, il tutorial finisce qui. Io spero che, come al solito, i miei consigli vi siano stati utili e vi invito, come faccio tutte le volte, a mettere mi piace, commentare, condividere ed iscrivervi al canale e anche alla pagina di Facebook, perché sì, sono un po' paraculo. E come al solito vi rimando al prossimo video. Un saluto, ciao da Spike!